Giorgina! Ciao Giorgina! No, non lo vuoi, cambio gioco! Cambio gioco, dai, cambio gioco! Lo tolgo Giorgina, lo tolgo, cosa metto? Cosa metto Giorgina, cosa metto? Lo so, Giorgina, lo so. Vediamo allora. Vabbè, non c'è problema, Giorgina. Tanto l'avevo messo così per metterlo. Dai, famo questo. Avevo comprato a caso ancora per Halloween. The Last Door. Perché i giochi mi crashano quando li metto a schermo intero? Che problemi ha questa cosa? Però almeno si sta vedendo. Opla. Ciao Ledigna! Come stai, Ledigna? Prego non crashare. Ah, ok, ma è a schermo intero adesso. Ok. Dai che c'è l'italiano. Lo conosci? Io no. Font antidislessia. Bene, sono dislessico attiva. Ah, è pure più bello. Ah, perché questo è l'8 bit, questo è quello. Vabbè, mettiamo quello standard. Più bello, dai. Certo che font antidislessia sembra un cazzo di insulto, però. Descrizioni sonore. Ma sì, metti tutto. È più bello antidislessia. Ah, questi sono i DLC, mi sa. Episodio 1, la lettera. Dopo tutte le cose che ho visto. Nulla è stato così terribile come Ledina. No, scherzo, non va avanti. Ah, devo cliccare io. Oh mio Dio! Ah, ok, il joystick non funziona. Stacco. L'omino non si muove. Ah, è punta e clicca? Preso corda. Català. Non voglio sapere che lingua è català. Dopo tutte le cose che ho fatto, sediti a messa in posizione. Oh, oddio, si sta suicidando. Non vi è fuga dal corso inevitabile degli eventi. Ormai è troppo tardi per me. Io spero soltanto che tu possa un giorno perdonarmi. Cordialmente, Anthony Beechworth. Sedia che cade.
Strangolamento. Tonfo pesante della storia. Ciao Spop! Ciao Atipico! Ciao Norman! Quanti siete? Caminetto, pioggia, musica lenta suonata al pianoforte, ottobre 1891. Videte Nequist Chat. Questa è l'unica riga che il mio caro amico d'infanzia, Anthony Beechworth, mi lasciò scritta in questa sua in quella sua lettera. Non questa, quella. Sono passati molti anni dall'ultima volta in cui ho sentito quella frase. Venne scelta come motto per il gruppo di scienze e filosofia che dirigevamo segretamente quando ci trovavamo in quell'isolatissimo collegio in Scozia. Lasciamo tutto alle spalle, come fosse stato un semplice ricordo d'infanzia. Era strano, quella lettera poteva voler dire solo una cosa. Era successo qualcosa di terribile. Qualcosa che bisognava assolutamente tenere segreta. Dovevo scoprire cosa stava accadendo. Senza indugiare, presi il primo treno del mattino verso il Sussex, all'indirizzo riportato su quella lettera. E si trovava lì, la vecchia dimora della famiglia di Anthony, la magione dei Beechworth. Episodio 1. La lettera. Vento e corvi. Lente. I campi tutti intorno al palazzo si estendono maestosamente fino all'orizzonte. Non avevo idea che Anthony fosse il proprietario di una tale tenuta. Va bene, Giorgina. Tutto ciò è piuttosto strano, c'è un silenzio assoluto, come se non ci fosse anima viva qui. Sono preoccupato per Anthony, devo assolutamente trovarlo. Togli il cappotto. Musica intrigante. Il mio cappotto. C'è una nota sul tavolo. Dice Suka, gentile signor Beechworth. In seguito ai recenti eventi la situazione è divenuta per noi insostenibile e, con nostro enorme rammarico, non abbiamo altra scelta se non quella di abbandonare questa dimora. Vi saremo eternamente grati per tutti questi anni al vostro servizio. Che Dio vi benedica. I coniugi Grewal. Un orologio a pendolo pare sia l'unico suono udibile in tutta la casa. Così torno indietro, eh? Ok. E niente, cambiamo stanza. Un grammofono, non sapevo che Anthony fosse così appassionato di nuove invenzioni. Un armadietto con bicchieri e alcune bottiglie di liquori, c'è anche una scatola di fiammiferi. Soltanto i fiammiferi potrebbero tornarmi utili. Un camino, pare che non venga pulito da molto tempo. Non c'è bisogno di farlo. Ok. La grande finestra è spalancata e lascia entrare la brezza gelida del crepuscolo. Tira la leva. Apriamo la porticina, porta aperta. Vediamo cosa c'è.
Una vista sul mare, una piccola imbarcazione sta lottando contro l'impeto delle onde. Un paesaggio di montagna sotto la pioggia. Questo dipinto è sbilenco. Questo dipinto mostra una foresta fitta ed oscura. Una piccola piantina che riporta un po' di vita in questo luogo. Porta aperta. Questo cos'è? Una lampada per illuminarmi la via. La lampada spenta. Oggi sono lampada. Toglila! Ok. Vari cosmetici e prodotti da toeletta. Questo 5 marzo 1891, il padrone ci ha fatto buttare via tutti gli oggetti sacri. Che cosa gli sta succedendo? Per fortuna ho trovato un posto in cui nascondere il mio rosario. Di notte non posso pregare senza. Il padrone si sta lamentando di Alfie. Ma cosa gli avrà mai fatto un povero gatto? Ci ha ordinato di tenerlo fuori casa e non farlo mai entrare. Tuttavia non posso lasciare che quella povera bestiola muoia di fame. È un gatto così intelligente. Ogni volta che apro la finestra sa che c'è del cibo in arrivo per lui. Tuttavia sono davvero preoccupato per il signor Beechworth. Si comporta in modo sempre più strano, giorno dopo giorno. Il signor Beechworth passa tutte le giornate chiuso a chiave nel suo ufficio. Vuole che gli lasciamo i pasti fuori dalla porta, ma non mangia quasi nulla. Mi sto seriamente preoccupando. Una ciotola vuota, come quella che si usano per nutrire un cane o un gatto. Attraverso questa finestra sporca posso a malapena vedere le terre della proprietà. Jesus! Si può notare la traccia di un crocifisso che deve essere stato appeso per anni su quella parete. Ma ora è sparetta. Ma ora è sparito. Porta chiusa. Questa porta è chiusa, dovrei trovare una chiave per aprirla. Vaffanculo, non ho la chiave. Porta aperta. I fornelli e un vecchio straccio. Vari odori e ingredienti da cucina. Piatti e pentole. Un piatto con alcuni rimasuglio di cibo vecchi di qualche giorno. Stessa roba. Boh, qua non vedo proprio niada. Potrebbe tornarmi utile, però cosa ha preso? Cos'è sta merda? Vecchio straccio. Ah, ok. Brucialo. Ok. Sbloccare, ho aperto la serratura. Fuck. Uno stormo di corvi sta divorando avidamente qualcosa. Ci sono così tanti uccelli che non riesco a vedere la loro preda. Da qui. sembrano davvero feroci, sarebbe pericoloso avvicinarsi troppo. Soltanto Charpama, a giudicare dall'odore ripugnante, direi che il secchio non venga svuotato da settimane. Ah, ok, c'era un altro lato della casa. Sono rimasto male. Mi ricorda I'm Scared? No, c'entra niente. Non credo nemmeno sia horror. Anche se era targato come horror, ma sapete che su Steam è targato come horror pure per PES. Ok, andiamo di qua. Ta musica inquietante. Porta chiusa.
Delle tavole di legno sono state inchiodate alla volta di questa porta. Un letto matrimoniale coperto di polvere. Sembra che nessuno abbia dormito qui da giorni. Bene. Un signore dall'aspetto serio e un fare inquisitorio. Il camino è nero di fuliggine. Piccole fotografie, vecchi dagherotipi, dagherrotopi, quella roba lì. Per lo più ritratti di famiglia. Questa finestra conduce ad un balcone comunicante con la stanza accanto. Finestra bloccata. Non riesco ad aprire il chiavistello, è bloccato, forse potrei forzarlo con un piccolo attrezzo. Ok. E adesso siamo fottuti, perché ora non so più dove andare. Ci sono alcuni riquadri sulla parete che sono visibilmente più chiari. Pare che alcuni dei ritratti siano stati rimossi. Ok, mo? Sono state chiuse per bene, non riesco a rimuoverle a mani nude. Usa il vecchio straccio. Non ha senso. Musica tranquilla. Questa è chiusa. Niente, stavo facendo tutto con calma, stavo cliccando dappertutto, ho detto, guarda, se faccio il gioco così sicuramente non mi blocco. Cazzata. Che devo lanciare lo straccio ai corvi? Cominciamo con le follie? E qua fuori non c'è niente. Cra, cra, cra. Niente follie. Qua che c'era? Credo che la registrazione di un suono o di una musica possa essere ascoltata inserendo un cilindro inciso o un disco, ma non vedo niente del genere in questo congegno. What? Pulisci, no? Il microfono è in buone condizioni, ok. Aspetta, c'era il cervo. Destra è una sorta di cervo, scruta la stanza con i suoi occhi di vetro. E boh? Comincio a usare lo straccio ovunque adesso. Pulisci il camino. Anche se aveva senso in effetti, però no, non lo fa.
dice appunto che è sporco. Nada. Sarà chiusa a chiave? Sì. Un altro matrimonio coperto di polvere, sembra che nessuno abbia dormito qui da giorni. Niente. Camino nero di fuligine. Niente. No, qui non c'è niente. C'è qua? Una chiave d'argento. Ah, GG. Progressini. Non è per questa. Ciao Jordi! Non è neanche per questa? C'erano altre porte chiuse? Qua forse? Sì? Opla! Penso sia un disco in ardesia, l'etichetta sul fronte recita il Carnevale di Venezia. Ok. Piede di porco in ferro ricoperto di ragnatele. GG. Piccolo mucchio di legna d'ardere, rametti e frammenti di corteccia. Nope. Sembra che la caldaia non sia stata adoperata da moltissimo tempo. Ok, non sembra esserci altro. Già ci siamo bloccati. No, 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 mi sono destuccato. C'era una chiave nascosta in un tavolino invisibile. Allora, questo ha il grammofono, questo apre la finestra. O toglie le assi anche. Ok, metti qua. Togli quel disco! Puttana! Buongiorno? Ok, io perché ho dovuto fare questo? Perché ho dovuto fare questo? Andiamo via, andiamo, basta! Scusa, Giorgina, scusa! Vai fuori, ok?
Ah, forse i corvi si sono tolti da lì. Dici che sono entrati. Può essere. Ok, piede di porco apre questo. La musica ha tirato dentro i corvi, quindi. Leave me alone. Nel nome di Dio, cos'è successo qui? Ok, direi che il gioco è horror. Cara Margaret e Maggie. Sono passati giorni da quando Anthony ha lasciato il suo ufficio. Riesco a sentirlo mentre sussurra arrabbiato. Mi fa troppa paura e quando cala la notte peggiora. I nostri servitori sono fuggiti alcuni giorni fa. Senza le loro cure e il loro aiuto mi sento perduta. Posso a malapena alzarmi da questo letto. Neppure il dottore vuole venire qui dopo l'ultima lite con Anthony. Ha sviluppato questo orribile talento nel ficcare la volontà di chiunque gli stia vicino. Non so più che cosa fare. Sento che le forze mi abbandonano. Vorrei essere riuscita a spedirti questa lettera. La tua cara amica, Anna Beechworth. È morta. Corpo esemme di una donna sembra sia rimasto qui da alcuni giorni. Pare che stia stringendo un foglio in una mano. Scrivo quello che sicuramente saranno i miei ultimi pensieri, le mie ultime righe, i miei ultimi respiri. Non ho idea di quale potere oscuro abbia trasformato mio marito in chi è ora, uno straniero ai miei occhi, completamente privo di buon senso, umana compassione e calore. Non so quale ombra stia lentamente oscurando le nostre vite. Non so chi sia l'ignoto viandante che ora abita nelle nostre anime. Non so da dove provenga, ma sono certa che non si tratti di una creatura di questo mondo. Presto incontrerò i miei fratelli e le mie sorelle, sarò libera da questo abisso di paura e di follia. Presto smetterò di tremare. Fermaglio per capelli. Questa avrei la serranda allora. Una vecchia sedia a rotelle. Go down the road. Le scritte sul muro recitano: lasciatemi in pace. Chi mai avrebbe voluto scrivere una cosa simile? Ho capito. Una lettera scritta da una mano debole. Non posso continuare, tutto è perduto. La pagina di un diario. Scemo chi legge. Non riesco più a sopportare quegli sguardi. Mi scrutano, mi giudicano, mi disprezzano. Lo so cosa pensano, che io non meriti di stare in questa famiglia. Ma chi sono loro se non ossa e cenere? Sono soltanto un ricordo. Lasciatemi, non ho bisogno di voi. Lasciatemi in pace. Va bene, andiamo via. Non c'è nulla di interessante in questo comodino. Non mi pare ci sia altro. Ok, entriamo qui. Creepy. Una donna dai lineamenti forti e dai capelli scuri, ha uno sguardo intenso. Picchiettare sulla finestra. Assomiglia alla donna sul tetto, tiene un pargolo in braccio che sia il figlio di Anthony. Questo anziano signore reca una certa somiglianza con Anthony, ma la sua espressione è deturpata da uno sguardo corrucciato. I suoi occhi mi mettono a disagio. Ciao, Nabbo! Questa giovane donna di nemmeno 20 anni mi osserva con uno sguardo ribelle. Un uomo dai capelli biondi, mi sembra di averlo già visto. Un ritratto di Anthony in piedi accanto ad un qualche tipo di gatto selvatico in posa, forse una lince. La pittura sembra più fresca intorno all'area della testa dell'animale. Non farebbe altro che distribuire la pittura tutto intorno. Sto minchia di straccio, prima o poi servirà qualcosa, dai, eh! C'è un corvo appollaiato fuori dalla finestra, sta beccando il vetro. Via. Però qui bisogna farci qualcosa, sono sicuro. Sei andato fuori dai corvi? Non ancora, anche perché
Posso fare un'altra cosa dentro la casa prima. Dovrei poter aprire questa col fermaio. Opla. Grazie al fermaio sono riuscito a sbloccare il chiavistello con facilità. Una lince imbalsamata è un buon lavoro di tassidermia. Qui si può salire. In cima alla scala c'è una botola con una serratura dorata. Ora ti dice non ho la chiave. La botola è chiusa, devo trovare la chiave. Ma va? Alcune pagine stralciate, loro non mi disturberanno più, ho chiuso con i loro critici sguardi e il loro sussurrare incessante. Ora è tutto pronto, c'è solamente una cosa che resta da fare. Cioè? Componente chimico di qualche genere sparso sul pavimento, l'odore pungente dell'aceto. Niente. Alcuni appunti scritti a mano, quel dannatissimo gatto miagola ogni notte e so che è per me, lo so, ci sta prendendo gioco di me, conosce il mio segreto, lui lo sa, non gli permetterò di rovinare tutto quanto, non ho altra scelta, devo mettere fine al suo miserabile, alla sua miserabile esistenza, ancora meglio lo accecherò. What? E tu, lince chiacchierona, mia piccola lince, tu non confesserai nulla di tutto questo, non lo farai. Va bene. Una mappa della regione del Sussex con delle note e dei punti segnati. Alcuni titoli di giornale appesi alla parete, The Illustrated London News, 1887. Giudice si suicida in circostanze misteriose. The Daily Telegraph, 1888. Conte trovato morto galleggiante sul Tamigi. The Times, 1889. Celebre attore trovato morto dissanguato nella sua camera d'albergo. Un martello comune in buone condizioni. Un barattolo dissolvente. Resti di alcuni esperimenti chimici. Degli strani libri sono scritti in una lingua a me sconosciuta. Polacco. Cioè, vero c'era una porta lì? Io stavo premendo il secchio. Abbiamo sbloccato questa. Ok, rimane solo il fuori. Col martello posso fare qualcosa? Non credo. Forse il solvente va combinato qui. Ah, ok, adesso c'è il solvente, posso togliere la pittura. Non era qui? Dove cazzo stavano i quadri? Tingi il panno nel solvente. Vedi che ci arrivo anch'io piano piano, datemi tempo. Stavo pensando, ero concentrato sul martello, non stavo nemmeno pensando al solvente. Non era qua? Mi sono già perso. Era qua. No, non era qua. No, dove cazzo era? Ah, dove ho tolto le assi? Era di sopra. Qua. E qua. E voilà. Strofinio. Il solvente ha funzionato, ha rimosso la pittura fresca e ora riesco a vedere il dipinto originale. La bocca della lince è aperta, come se stesse ringhiando. E quindi mi sono sbloccato un achievement, era una roba opzionale? Mi sa che era opzionale per l'achievement. Fuck! Ok, possiamo andare fuori. Torna dalla lincia. Torniamo dalla lincia.
Starinci sembra la stessa che si vede nel ritratto di Anthony, ma la bocca è chiusa come lo era prima che ritrovassi il dipinto originale. Detesterei di dover distruggere un così bel lavoro di tassidermia. Ma vai a cagare, dai! Devo trovare qualcosa per spalancarle la bocca. Brava Giorgina! Questa non era easy, sei stata brava. Ok. C'è un corpo morente in mezzo ad una pozza di sangue. Oddio, stavano mangiando il corvo! Preso il corvo. Non dimmi che la lince spalanca la bocca se gli metto il corvo davanti. Cazzo, uccidilo! Oddio, l'ho fatto! Ho posto fine alla sofferenza di quella povera creatura. Scusa, non volevo! Cioè, no, in realtà è meglio così, però non me l'aspettavo. Che devo fare col corvo morto? Ma stava soffrendo, Giorgina. Non si poteva far niente. Sì, sto cercando di tornare dalla lince. Oddio, poi è cambiato di nuovo. Un cammino pare che non venga pulito da molto tempo. Che ci avete rotto il cazzo? Le tende sono chiuse. Sarebbe meglio lasciarlo dov'è, sono d'accordo. Con i suoi occhi di vetro. Tiragli il corvo. Niente. Tiragli un martello, niente. Sì, sono andati via. Mi ha fatto morire che è apparsa proprio la scritta sopra col suono corpo che muore. No, e adesso? Shit. Siamo stuck adesso. Era una bella idea, ma in effetti era no sense, Giorgina. Abbiamo capito che qui no sense non c'è, è tutto perfettamente logico, quindi dobbiamo solo arrivarci. Cosa ci potrebbe servire un corvo morto? Se lo metto nella ciotola del gatto, magari il gatto spunta fuori per mangiarselo, il gatto ha qualcosa che mi serve, tipo una chiave come sul collare, qualcosa del genere. Dove cazzo stava la ciotola? Appare di qua. No. Qua? Sì. Madonna, e stavolta GG va a me. Apri la finestra. Proviamo a uscire e tornare dentro. Pare che il legno degli infissi stia cedendo. Devo trovare in qualche modo qualche tipo di spago per tenere la finestra aperta. Shit. Spago non ho visto. Ma non può mettere il martello in verticale, tipo, così non si chiude? No.
un'altra martellata al corvo? No. Ok, penso c'entri il martello. Spago, boh, mi viene in mente sta zona, non so perché. Mi sembra l'ideale per trovare uno spago qui, non è vero niente. Sembra che la taglia non sia durata moltissimo tempo. Niente. Ma ho visto una lente, o no? Me la sono sognata? Me la sono sognata. Nope, non è qui. Cos'è che potrei rompere? Il vaso? No. Se vede lo spago hai bisogno di tessuto. Ma qui davvero non c'era altro oltre al corvo? Che cagata! Cappotto è l'unico vestito che c'è. Il suo cappotto, ma non fa niente. Proviamo a tornare nella camera da letto. Dov'azzo stava? Sala di sopra, mi sa. La tenda? Fa niente per la tenda. Nope. Sta ancora chiusa tra l'altro, eh? Spago, spago. Ah, l'ho scritto. Niente. Non mi viene in mente nulla. L'unico oggetto che abbiamo è il martello. Che tra l'altro abbiamo già usato per il corvo, ma non l'ha tolto dall'inventario. Vuol dire che serve ancora. Stavamo andando così bene. Avevo pure azzeccato la cosa del corvo sulla ciotola. No, ma non c'è niente.
No, non possiamo bloccarci, dai. The fuck? Finisco sempre qui, io cazzo. Come no? Aspetta, usa il rosario? Che non ci stavo pensando. Usa il rosario stesso per la finestra. Ok. E beh? Dovrebbe arrivare il gatto, no? Sì, qua ci faceva capire che l'aveva nascosto, poi infatti parla del gatto. Il gatto ogni volta che apro la finestra che c'è del cibo e non arrivo per lui, tuttavia sono preoccupato. Giornato vuole che mi lascia mai passare fuori dalla porta. Aspettare un po', forse. Putta? Dove è finito il corpo? C'è un piccolo pertugio buio in quel buco sulla parete. Che vuoi da me? Quando è sparito? È nella cosa con l'acqua che sgocciola. Micio, 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 micio. Micio, 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 micio. Gatto nero mi sta fissando, un momento non ha gli occhi. Coraccio. Dannazione, mi ha quasi cavato gli occhi, ha poggiato via nel lupo. Questo forziere di legno è vuoto. Questo coltello potrebbe tornarmi utile. Non c'è altro di utile. Ok. Ma come c'è finito dietro al muro? Scusa, non mi è chiaro. Eh sì, c'era scritto nella nota che l'ha accecato il tizio. Non è che devo cavare gli occhi a questo, no, vero?
Dai, devo usarlo sulla lince. C'era il pertugio dentro il muro. Sì, ma non era intrappolato allora, c'aveva una via per andare lì. Sono riuscito ad aprire la bocca della lince, c'è una chiave dorata al suo interno. GG. Oddio, no! Anthony, no! Il corpo senza vita del mio caro amico. Quale pazzia l'ha condannato a commettere un tale gesto? C'è qualcosa nella sua tasca. È una lettera sigillata. Caro J. David, se stai leggendo queste righe significa che non sono altro che un corpo senza vita ciondolante di fronte a te. Scrivo tutto ciò nei miei ultimi frammenti di lucidità. Sei uno dei miei amici di più lunga data. E quando ti spedì quella lettera nella quale ti chiedevo di raggiungermi, non ho dubitato neppure per un istante che tu saresti venuto. Qualora non ti fossi precipitato questa notte, tutto sarebbe andato perduto. Mi sono ritrovato coinvolto in una serie di orribili eventi. Per ragioni che vanno oltre la mia umana comprensione, gettare sulla finestra. E la mia sanità mentale, mi sono ritrovato a vivere come uno straniero ai miei stessi occhi e a quelli dei miei cari, capace solamente degli atti più atroci e indescrivibili. Non posso fornire dettagli ulteriori in questo momento, devo chiederti di recarti immediatamente al collegio in cui suggellammo quel patto, nel luogo dove noi tutti pronunciammo sul nostro onore quella frase che ci avrebbe protetti. Ciao, Skid! Tibibi! No, Giorgina! Va bene, buona giornata, Giorgina! Questa lettera non deve raggiungere in alcun modo altre persone, pertanto vorrei che la distruggessi immediatamente. Le vite degli altri membri del nostro gruppo e la tua sono in grave pericolo. Non esitare, amico mio, loro vi stanno già aspettando. Vedere e credere, David, non dimenticarlo. Il tuo sempre leale amico, Anthony Beechworth. Ma non mangiate il mio amico, bastardi! The Last Door. L'avventura continua. Episodio 2. The Last Door, la lettera è stata finanziata tramite Kickstarter da 285 Bay, che è stato pubblicato l'11 marzo 2013. Negli episodi precedenti di The Last Door. Jeremiah David riceve una lettera dal contenuto misterioso del suo amico d'infanzia, Anthony Beechworth. Così si mette in viaggio verso la residenza dell'amico, nel Sussex, dove scopre dell'inevitabile discesa verso la pazzia di Anthony e della morte di sua moglie, Anna Beechworth. David affronta i pericoli che si annidano nella magione e alla fine trova il corpo inerte dell'amico, il quale si è tolto la vita. Le ultime parole di Anthony, conservate in una lettera, mettono in guardia David di un oscuro pericolo. Inoltre, Anthony chiede all'amico di riportare alla luce il suo passato, recandosi al collegio di cui furono studenti molti anni prima. Padre nostro, se nei cieli sia santificato il tuo nome. Sono un prete. Sono un cazzo di prete. Venga il tuo regno, sia fatta tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, mio Dio! Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Aia! E non ci indurre in tentazione. Aia! Ma liberaci dal male.
Ora ci vorrebbe lo spam di Nye Dance e Nike PL. Adesso. Così, così. E ora ditemi, dove vi trovate e che cosa vedete? Ok, vedo un albero, vedo un omino con in mano una candela. E basta. Corda tesa. Chi va là? È forse Anthony? Rispondimi, Anthony! Vagito infantile, che cosa sta facendo? Avvicinati, avvicinati ad Anna. Tuono. Quando avrò contato fino a tre, vi sveglierete. Uno. Due. Puttana. Tre. Ora, svegliatevi. Svegliatevi. Potete mettervi tranquillo ora, signor David. Per oggi basta così. Queste sessioni sono davvero necessarie, dottor Wakefield. Sono fiducioso del fatto che si tratti del miglior percorso clinico per analizzare i vostri sintomi. Ora, avete visto di nuovo quello di cui parlate, signor David? Io l'ho visto. Che cosa avete visto, signor David? Riuscite a descriverlo? Ciao, Gestalt! Fatico nel trovare le parole adatte, sembrava un occhio. Era come un occhio perfettamente rotondo e scuro, un buio senza fondo, accompagnato dalle grida di dolore più orripilanti e dolorose che abbia mai sentito in vita mia. Dentro di esso il buio totale, nei cui meandri più profondi dimora un male assoluto, come una paura dimenticata nei confronti della ragione, ma che senza ombra di dubbio risiede ancora nelle nostre anime. E nel mio caso, quella paura si è risvegliata. Scrivo da allora ma non si vedeva, lol. Ora si vede che Gestalt sei tra noi, finalmente, cazzo. Capisco benissimo il vostro caso, signor David. Con il vostro permesso, avrei il piacere di consultare a tale riguardo un collega. Un uomo che conosco da lunga data, più pratico di tecniche di psicologia contemporanea. Ritengo che la sua esperienza e le sue più specifiche conoscenze possano fornirci un aiuto inestimabile nel permetterci di comprendere appieno le vostre condizioni psicologiche. Se lo ritiene necessario, dottore, l'angoscia mi sta opprimendo e se credete che questo vostro amico possa aiutarmi, non posso che accettare di buon grado il suo consiglio. Grazie, dottor Wakefield. Vi auguro buona serata. Anthony, amico mio, che cosa è successo davvero all'amico che conoscevo? Come hai potuto lasciare che Anna morisse dopo una così lunga agonia? Questi dubbi mi consumano da dentro. Fatico ancora a rimembrare i tempi in cui trascorrevamo le giornate, insieme, come compagni di scuola. Ti confesso che, salvo la tua profonda e duratura amicizia, non ricordo che pochi fotogrammi di quegli anni. Erano quelle tue ultime parole il risultato della tua crescente ed inesorabile uscita di senno. Nella tua lettera mi hai scritto che c'è qualcuno che mi sta aspettando. Un avvertimento per mettermi in guardia da un pericolo autentico o null'altro se non gli ultimi deliri di una mente brillante, completamente annebbiata dalla pazzia. Sento in cuor mio la tremenda agitazione provocata da un'ansia che non accenna a placarsi.
So che non riuscirò a ritrovare la calma fino a quando non sarò tornato al vecchio college e avrò scoperto i segreti che si celano tra le sue fredde mura. Addio, Anna e Anthony Beechworth. Possano ora le vostre anime riposare insieme in pace. Ciao, Spop, buona giornata anche a te. Episodio 2. Ricordi. Felinire di insetti. Una cassetta di lettere vecchia piuttosto mal ridotta. Cassetta aperta. C'è una cartolina all'interno della cassetta della posta. Caro Matthew, sono passati diversi mesi e ancora non ho ricevuto alcuna notizia da parte tua. I miei fratelli insistono col dire che mi hai dimenticata, ma sono certo che non sia così. Io so che tu non potresti mai fare un gesto simile, conosco il tuo cuore puro e i tuoi occhi sinceri. Ho ricevuto questo indirizzo da un ospedale di Londra e prego affinché questa cartolina giunga nelle tue mani. Se quel giorno arriverà, io sarò qui ad attendere il tuo ritorno, tua per sempre, Juliet Holloway. Va bene. La statua dell'Arcangelo Gabriele, simbolo di questo istituto. Il tempo ha cancellato la sua maestosità. Infilagli la cartolina in gola! Un'aquila di pietra scheggiata giace sul terreno, probabilmente apparteneva alla fontana. Pietruzzo. Pietruzza. Pietruzza. Ma scavare. Sir? Madame? Sir. Buonasera. Spero proprio che voi abbiate ragione, che si tratti proprio di una buona serata. Il mio nome è David, non avevo idea del fatto che qui ci fosse un cimitero. Il piacere è tutto mio, signor David, sono Frank Baldwin, e non chiedetemi il perché, ma il monsignore ha ordinato proprio a me di seppellire qui tutti sti cadaveri. Perché? Non capisco. Farei meglio a lasciarvi al vostro lavoro. Ah no, è una scelta. Perché? Vi ho ordinato di seppellire i cadaveri qui. Per quale ragione? Non capisco. E cosa credete che ci sia da capire, signor David? Dio si è completamente scordato di questo posto. Oh, non lo sapete? Qua ci occupiamo di pazienti ricoverati. Sono un vecchio alunno dell'istituto. Sono un vecchio alunno, un tempo frequentavo questa scuola. Sono passati ormai molti anni da quando questo posto non funziona più come collegio. Adesso lo stanno adoperando a mo' di casa di cura, gestito dalle suore. Un vecchio studente, eh? Ah, non ho mai sentito nessuno qui nei dintorni che parli bene di questa scuola, credetemi. Dicono pure che la tenessero chiusa di notte. Nessuno ne conosce il vero motivo, però. La gente di qui non ne sa molto. Mi spiace di avervi interrotto, signor Baldwin. Vi lascio tornare al vostro lavoro. Buonasera a voi, ex alunno David. Un vecchio albero di prugne contorto dal peso degli anni e degli agenti atmosferici. Piccoli insieme di tombe disposte senza un criterio. Ok.
È la maglia di una vecchia rete da pesca. Anni e anni alla deriva hanno reso perfettamente liscio questo relitto, trasformandolo in un piccolo ligneto. Il pellegrino perduto, su quell'isolotto devono esserci ancora le mie iniziali incise, da qualche parte. Ah, non lo so. Ok. Questo l'avevo fatto. Sì, questo l'ho fatto. Sì, e questo non l'avevo fatto. Ok. Go. Porta chiusa, la porta è chiusa a chiave dall'interno. Perdonate, scusatemi, sorella. Buonasera, sorella. Buonasera a voi, io sono Madre Elizabeth. Cosa vi porta in questo luogo, signor? David, il mio nome è David e sono un vecchio studente di questo collegio. Come potete ben vedere, signor David, la struttura ha smesso di funzionare come collegio molto tempo fa ed ora è dedicata alla preghiera, adibita al ricovero dei malati bisognosi delle nostre attenzioni. Capisco, ciononostante, gradirei davvero poter parlare con signor David. Sono desolata, ma temo di non potermi concedere il lusso di perdere il mio tempo con voi. Inoltre, non c'è molto che possa dirvi. Noi sorelle abbiamo raggiunto questo luogo quando il collegio era già stato sciolto e tutti lo avevano già lasciato. Tutti, meno il monsignore, ovviamente. Il monsignore? Precisamente, ma voi non avete risposto al mio quesito, signor David. Per quale ragione vi trovate qui? Voglio apprezzare il passare degli anni, questo posto mi aiuterebbe a ricordare, proprio non dirvi perché sono qui. Questo posto potrebbe aiutarmi a ricostruire le memorie del mio passato. Se soffrite di amnesia o di perdita di memoria, vi consiglio di visitare un dottore quanto prima, piuttosto che perdere il vostro tempo qui dentro. Suppongo che potrebbe essere una buona idea visitare nuovamente questo posto a distanza di anni, per potermi rendere conto con i miei stessi occhi del passare del tempo. Rendersi conto con i vostri occhi del passare degli anni? Di cosa state parlando, signor David? Ad essere sinceri, preferirei non parlarne. Non posso dirvi perché questo posto è così importante per me, ma credetemi, lo è più di quanto possiate immaginare. Apprezzo la vostra sincerità, signor David. Vi darò il permesso di accomodarvi qui, se lo desidera. Spero soltanto di non pentirmi di questa decisione. Non preoccupatevi, Madre Elizabeth. Vi ringrazio. Il mio cappotto. Il volto di questo dipinto trasmette l'idea del giudizio, ma anche della misericordia. Cerotti, guarda il tuo materiale sanitario, nulla di interessante. Tra bagagli riesco a scorgere un voluminoso cumulo di lettere legate insieme ad uno spago. Vi chiederei di non mettere le mani nella mia borsa, grazie, non avete neppure idea di chi sia io. Perché è tua la borsa? Sono mortificato. Dottore, mi spiace, non sono un medico. Non fate caso alle sue parole, sta delirando da giorni ormai. Sono la signorina Mary Vinge, questo è mio fratello Matthew. Juliet, perché mi hai abbandonato? Per quale motivo non rispondi alle mie lettere? Le mie. Lettere. Vedete? Il povero Matthew è ossessionato dalla fidanzata. Non riesce ad accettare che lei
L'abbia abbandonato mesi e mesi fa, il mio povero Matthew. Sono veramente addolorato, signorina Vinge. Mi auguro che possa ristabilirsi presto. Vi ringrazio. Non è vero, perché noi abbiamo una cartolina scritta dalla ragazza. Signor Vince, suppongo che voi siate il destinatario di questa cartolina. Oh, molte grazie, siate così gentili da darla pure a me. Come potete ben vedere, mio fratello è troppo debole per leggerla autonomamente. Bene, Matthew, vediamo chi ti ha scritto. Oh, è una lettera della nostra cara madre. Caro Matthew, spero che tu sia in via di guarigione. Mi auguro che tu e la tua amata sorellina torniate presto a casa. Ma bugiarda bastarda! Mamma ha bisogno di cura, perché mai è molto preoccupata riguardo. Ma che cazzo fai? Se invece stai inventando il contenuto della cartellina di sana pianta. Le mie lettere, tutte le lettere che ho scritto alla mia cara Juliet, non le hai mai imbucate. Perché, Mary? Come hai potuto fare una cosa simile? Come hai potuto essere così crudele? Dovevo farlo, Matthew. Ti sei sempre rifiutato di comprendere quanto sconveniente fosse la vostra relazione. Il suo solo interesse è quello di sposare qualcuno del tuo stato sociale, di quello della nostra famiglia. Ho fatto tutto questo soltanto per il tuo bene. L'ho fatto per tenerti lontano dalla slealtà di quella donna. No, tu hai fuggito soltanto per te stessa, per la tua vanità. Non riesco neppure a sopportare la tua vista, Mary. Lasciami in pace, da questo giorno in avanti tu non sei più mia sorella. Osi forse bandirmi, me, l'unica persona che è stata al tuo fianco durante la tua malattia? D'accordo, Matthew, fa come credi. Ti lascerò solo al tuo dolore, così vedrai con i tuoi occhi quanta solitudine c'è nella tua vita. Addio, fratello. Sia lodato il Signore perché vi ha mandato qui a svelare il crudele piano di mia sorella. Vi prego, Signore, accettate questa moneta come segno della mia gratitudine. È la mia moneta portafortuna. Spero ovviamente possa esservi di maggiore utilità rispetto a quanto lo sia stata per me in queste circostanze. Gettone. Va bene, Gestalt, ciao. Un ritratto di San Camillo dell'Ellis, patrono degli ospedalieri, protettore dei malati. Sembra che anche lui abbia dimenticato questo luogo. Sembra che ci sia ancora una febbile speranza di ricongiungermi alla mia promessa sposa. Fotografie di alcune persone, con molta probabilità amici e familiari dell'ultimo occupante di questo letto. Un periodico intitolato Favole bizzarre. State bene, signora. Era un suono incalzante, pulsava, era ritmato veloce, senza sosta, come un respiro. Cosa intendete? La scorsa notte. Premeva forte nelle mie tempie, ho sentito qualcosa, era ruvido come una scheggia di un albero che veniva strofinata sulla mia gamba. C'era qualcosa sul muro, un'ombra che cresceva sempre di più. Ho acceso una lanterna e non c'era più nulla. Sono sicuro che si sia trattato di un semplice incubo, signora. E niente. È un ragazzino molto pallido, pare che stia dormendo. Pietà! Per favore, qualcuno, pietà! Mi dispiace, signore, non potete stare qui. Posso esservi di qualche aiuto? Oh, non preoccupatevi, signore. Il Signore ha a cuore la vita di ciascuno dei nostri pazienti. Vi darà l'assistenza della quale avete bisogno. Se lo desiderate, potete pregare qui, accanto alla statua della nostra Signora. Non credete che sia meravigliosa? La Vergine Maria ascolta le suppliche dei bisognosi.
Oh, pietà, cazzo! E hanno detto, potete stare qui. Ma... Oh, non preoccupate. Una statua piuttosto tetra della Vergine Maria, che rende questo posto ancora più lugubre di quanto già esso sia. Un ritratto della Vergine Maria, il suo sguardo penetrante dovrebbe infondere commiserazione e compassione, invece in questo dipinto sembra piuttosto sofferente e dolorante, quanto i malati qui intorno. Questo shortcut per andare fuori. Ricordo che tempo fa custodivamo qui i nostri libri di testo, adesso al loro posto c'è un carillon. Ah, l'ho, il gettone mi serviva per quello. Eravamo soliti conservare i nostri libri di scuola in questi cafani. Gliel'hai già detto. Caro fratello, ho ricevuto la tua lettera e mi impegnerò affinché riesca a scriverti di più di frequente. Spero che tu stia studiando tanto e che ti trovi a tuo agio lì col collegio. Ci manchi tantissimo. Quando tornerai a casa? Nostro padre è costretto a restare a letto con la febbre. Neppure io sto molto bene, ma mi stanno curando. Oggi è il mio compleanno e mi sento oltremodo triste. È una domenica calma e noiosa qui al villaggio. La mamma farà una torta di limoni, proprio come quelle che faceva di solito la nonna. Vorrei tanto che potessimo mangiarla insieme. Rispondimi presto, non vedo l'ora di avere le tue notizie, di sapere come stai, cosa stai studiando, come si sta in Scozia, tutte queste cose. Un abbraccio, ti penso sempre, la tua cara sorella. Padre Ernest oggi ha dato l'idea di essere molto turbato e stranamente preoccupato. Si è interrotto bruscamente molte volte durante la lezione, senza una ragione, persino durante la lezione di teologia, la sua materia preferita. Oggi Padre Ernest era molto, molto nervoso. Collins ha fatto un commento durante la lezione ed è stato mandato fuori dall'aula. E persino David è stato rimproverato per il solo fatto. Achievement sbloccato. Ok. E persino David è stato rimproverato per il solo fatto di stare leggendo un libro di filosofia. Spero che padre Ernest non riversi le sue ire anche contro di me. Se non dovessi riuscire ad avere pieni voti a fine anno, mio padre ne sarebbe molto deluso. È stato veramente sconcertante vedere padre Ernest entrare in classe così pallido e zuppo del suo sudore. Durante la lezione è inciampato, si è rialzato molto stordito ed è dovuto restare seduto. Padre Eugene ha spiegato durante la lezione di teologia di oggi, sebbene non sia preparato in materia tanto quanto padre Ernest. Quando gli è stato chiesto che cosa fosse successo a padre Ernest, padre Eugene ci ha detto che si è ammalato. Ciò che mi preoccupa è che ora anche padre Eugene stia iniziando a manifestare i segni di una malattia. Passato un mese dall'ultima volta in cui abbiamo visto padre Ernest, ci viene ripetuto che è ancora malato, ma se davvero sta così male, come mai non è arrivato nessun medico a prendersi cura del suo malessere? La mia voglia di studiare sta calando giorno dopo giorno, ma sto cercando di proseguire le letture da solo. Spero che questo possa aiutarmi a migliorare. Devo farcela, nonostante tutti i problemi che ci circondano. Questa mattina hanno annunciato che la scuola sta per chiudere. Nessuno di noi riesce ad avere una risposta chiara dal collegio di docenti della facoltà. Ognuno cerca di evitare il problema scansando la domanda, e sto iniziando a pensare che lo facciano perché neppure loro hanno davvero idea di cosa stia accadendo. La loro preoccupazione è palpabile nell'aria, sebbene cerchino di celarla dietro le loro espressioni di calma apparente. Che cosa ne è stato di padre Ernest? Si dice che soltanto lui debba restare chiuso una volta che avremo abbandonato la struttura. C'è una fotografia tra le pagine del diario. Questa è la foto della nostra classe dell'ultimo anno. Riesco a vedere chiaramente padre Ernest, Anthony ed io. Non ricordo i nomi degli altri nella fotografia. Uno dei volti è stato interamente sfregiato ed ora è riconoscibile.
Ok. I libri riposti su questi scaffali sono vecchi e cosparsi di muffa. Si tratta prevalentemente di testi di teologia. C'è una frase piuttosto cripta scritta sulla lavagna. Dice: non c'è speranza nella morte, non c'è vita nella morte. Bisogna cercare la propria natura per comprendere il nulla. Pare che la scritta sia lì da anni. In alcuni punti della lavagna il gesso si è completamente scolorito. Questi oggetti non capisco che cazzo dovrebbero servire, non hanno veramente senso. Sembra che questa povera signora sia caduta in un sonno inquieto e tormentato. Sono stuccato. Ah, oh no, vabbè, c'erano altre sale in effetti. Accesso a quelle stanze riservato, signor David. Ok. Un polveroso e vecchio arazzo della Vergine Maria con in braccio il bambino Gesù. Un arazzo consumato e scolorito che raffigura Gesù Cristo. C'è una siringa accanto ad un contenitore per medicine. Secondo l'etichetta si tratta di morfina. Uno dei letti poveri e austeri nei quali dormono le suore. Uno dei letti poveri e austeri nei quali dormono le suore. Tra la porta da scaffale più alta di quella mobile antico ci sono le palle di un rosario e di una Bibbia rotola. Uno specchio molto vecchio, ma appena riflette qualcosa. L'aria fredda che entra dalla sala di prova. Parliamo con la vecchia. Buonasera, vecchia. Vecchia? Tutta questa sofferenza, tutte queste lacrime, tutte le nostre preghiere senza mai una risposta. Che cosa sta dicendo, vecchia? Tutti questi anni di vita affidati al Signore nella preghiera, cercando di ricevere un segno. Qualsiasi segnale che potesse darmi la forza. Ogni giorno sento i loro pianti, le loro preghiere seguite dalle grida di dolore. E poi i loro decessi. Per quale ragione? Oh Signore, dove sei? Perché non rispondi alle mie preghiere? Il Signore agisce nei modi più misteriosi, forse non esiste nessun Signore. Certamente sì, eppure non chiedo davvero molto, soltanto un segnale per poter proseguire, un sentiero da seguire e percorrere. Io non ce la posso fare, non così, non in questa maniera, scusatemi, signore. Oh, che suave melodia. Mi ricorda quando ero giovane, così vibrante e piena di entusiasmo. Allora conoscevo il sentiero che avrei dovuto percorrere. Oh, che Dio vi benedica, Signore. Mi avete dato il segnale che stavo cercando da molto tempo. Ok. Ci sono molte foglie secche ad otturare il foro della tubatura arrugginita, ostruiscono il flusso d'acqua.
Non posso costruire una trappola con la rete in mezzo a tutte queste foglie secche. Potrei tagliarmi con gli spigoli appuntiti della grondaia arrugginita. Con questa pietra ho smussato gli spigoli più appuntiti, la tubatura non è più pericolosa adesso. La rete da pesca dovrebbe riuscire a trattenere qualunque cosa venisse trasportata nelle tubature. Suppongo che qualunque cosa passasse di qui verrebbe catturata nella rete da pesca adesso. Ok. Altra tappezzeria religiosa, sebbene se la memoria non mi inganna, il dormitorio si trova qui dietro. Porta aperta. Mi è già possibile aprire il rubinetto senza rischiare di perdere l'oggetto lucido al di là della grata. Al di sotto della grata dello scarico della doccia c'è una pozza con qualcosa di lustro, ma da questa distanza non è semplice capire che oggetto sia. GG. Un altro con una pozza d'acqua. Uno specchio rotto, c'è un frammento che si protrende all'esterno. Oh. Tanto un paio di vecchi asciugamani. Le docce vecchie arrugginite pare che non abbiano ricevuto molta manutenzione. Questa vecchia tubatura arrugginita comunica con il resto delle aree dell'edificio, ok. Ok, andiamo a prendere quell'oggetto. L'argento brillante che si trova nella doccia ora è nella rete. Lacrima. È troppo spesso per conficcarlo nel nietto e sembra piuttosto fragile, per me se con forza potrei spezzarlo. Quindi lo devo combinare con qualcosa. Vaffanculo, Gomboni! Vaffanculo! Ho posizionato la lacrima di cristallo in un incavo nella guancia della Vergine Maria, calza pennello. Per favore qualcuno veda. Ma! Fino a vedere la nostra signora, quanto è bisognoso. Va bene. Oh, la nostra madre sta piangendo. Oh signore, che significa tutto questo? Che cosa ho fatto? Che cosa abbiamo fatto? Voi dovete aiutarmi, signore. Che cosa posso fare? Qual è il vostro problema? Non è rimasto molto tempo. Gli descrivo il mio dolore, la mia agonia senza fine, ma loro si rifiutano di ascoltare. Mi passano accanto e mi ignorano, dicono che pregano per me, ma questo non aiuta a guarire dalla mia malattia. Ma signore, io...
Comprendo benissimo, ma vi scongiuro, voi potete salvarmi da questa orribile agonia. Sarò in debito con voi per l'eternità. Io capisco, la vostra richiesta è terribilmente difficile per me da accettare, ma suppongo di dover trovare il coraggio di fare ciò che mi chiedete per aiutarvi. Comprendo l'enormità di quello che vi sto chiedendo di fare per me. Che Dio vi benedica, Signore, non riesco ad esprimere la mia gratitudine. Ciò che vi chiedo di fare per me è riuscire a procurarmi senza essere scoperto dalle sue istituto una dose di morfina sufficientemente alta da permettermi di addormentarmi, cullato dal più profondo dei miei sogni, calmare per sempre il ritmo incessante del cuore nel mio petto. Puttana, bro. C'è una siringa con tante medicine, tanto che si tratta di morfina. E dobbiamo uccidere una persona. Ma tanto a noi piace uccidere, questo è quanto. What? C'è una nota scritta a mano sul letto. Baldo in mente, Baldo in mente, Baldo in mente. Cosa? Cazzo faccio con la morfina, mo? Chi cazzo era Barbie? Non me lo ricordo. Sono leggermente confuso? Posso esserlo? Strani rumori provengono dall'interno della bara. Ah, cazzo, Baldwin era... Baldwin era il becchino! Oh mio Dio, stavo seppellendo una persona viva! Pazzo bastardo! Non posso avere nemmeno del coperchio inchiodato. Legnetto. Il legnetto troppo facile per far leva sul coperchio della barra. Morfina. Gettone? Il gettone troppo spesso potrebbe essere usato a modo di leva per i chiodi della bara. Vabbè, ma che cazzo vuoi da me? Usare la cazzo di siringa! No, non ha senso, in effetti. Una fossa scavata di recente. Cazzo, mi serve qualcosa di fino! La tunica e il bastone da passeggio della suora con la quale ho parlato vicino alla finestra, di lei però non vi è traccia. Si è suicidata in mare. So cosa, con cosa posso aprire la bara. Qualcuno mi aiuti, bastardo! Cosa fai? Cosa combini? Parlatemi del Monsignore. Non saprei dirvelo per certo. Sapete, dopo tutti questi anni, non l'ho mai visto in faccia. Quell'uomo, chi lo sa, può pure essere che neppure esiste, Monsignore. Signore,
Sembrerebbe la sua cassetta degli attrezzi. Mi chiedo se ci sia qualcosa di utile al suo interno. Potrei frugare al suo interno se riuscite a tenerlo distratto in qualche modo. Drogalo! Non lo so, spacca un vetro? Dagli una moneta? Tiragli il legnetto? Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, devo fare qualcosa qui. Sono vestito di mangiare la sua maestosità. Droga la statua. Droga d'acqua. Butta il gettone nella fontana? No? La musica? Di nuovo? Non è sparito il carillon, forse serve ancora? Ma dai, era perfetto, lo metti qua, lo fai suonare, quello chiede che cazzo è, va a vedere, no. Carillone della casetta postale? No? Neanche questo. Dai, che ci sta. Ma ditemi qualcosa su Madre Elisa. Una donna piuttosto severa, questo posso dirvelo io. Signor David, credo di non piacerle granché nemmeno io. Ditemi qualcosa di questo posto. Ebbene, la costruzione di questo edificio venne commissionata da un vescovo episcopale di Aberdeen nel 1805. Aberdeen è il posto in cui sono nato e cresciuto, signor David, una delle città più grandi di tutta la Scozia. Ok, è distratto adesso, via. Oh, vi chiedo scusa, non preoccupatevi. Vabbè, bastava parlargli allora, dai, era easy. What? Tensione. L'oscurità del suo occhio. Il suo corpo è pietrificato, un'espressione di puro terrore negli occhi. Oh mio Dio, che cosa è successo? Parlate, parlatemi per l'amor del cielo. Madre Elisa sta cercando di farlo rinvenire. Drogala. Oddio, ma questo era il tizio che dovevamo uccidere con la morfina. Ok, mo la tizia è distratta, quindi posso andare dove mi ha detto che non potevo entrare. Deduco. Questa operazione si è seduta in un sonno inquietato e tormentato. Ok, se n'è andato fuori dalle palle. Sono le carte del quale stava lavorando. William Nylands, causa del decesso cachessia. Trovati graffi sul ventre. Elmer Moore, causa del decesso epilessia. Un'espressione nitida di terrore sul volto paralizzato del paziente al momento del ritrovamento. Evelyn Benzi.
Causa del decesso, marasma. Corpo emaciato e pallore diffuso su tutta la superficie del corpo. Theodore Heading, febbre tifoidea. Nei minuti che hanno preceduto il decesso, il paziente ha sofferto di gravi allucinazioni, tra grida e violenti spasmi, prima che gli oppiacei facessero effetto. Lena Ashton, tubercolosi osteoarticolare. L'esito dell'autopsia ha riscontrato strani segni neri sulle dita. Claude Harris, sconosciuto, morte nel sonno. Nora Dunstan, arresto respiratorio, nessuno. Ellen Blair, sovradosaggio di morfina, il paziente è morto suicida. Il paziente non sembrava avere sintomi depressivi o tendenze suicide. Una chiave intarsiata grande e brillante. Oppla, memorie passate, musica di tensione, gomboni nudo. Non fissare il suo sguardo. Perché nei suoi occhi dimorano le tenebre più oscure. Cosa? Io non ho detto niente, Bomboni, c'era scritto. Vieni avanti, figliolo. Pensavi forse di potermi tenere nascosti questi libri? Sono soltanto dei testi di letteratura classica, padre. Platone, Aristotele. Silenzio. Non sono altro che menzogne, strumenti della facilità del demonio. La tentazione del serpente. Inginocchio, figliolo, e mostrami le tue mani. Aia! Chiedi perdono al nostro Signore! Aia! Prega dinanzi al nostro Signore! Aia! È scritto in latino, dice malum in sé, il male dentro di sé. Uno strano insolito simbolo a forma di occhio. Ciao Ledina. Uno strano insolito simbolo a forma di occhio. Aia. Occhio dell'uccello, che cosa vorrà mai dire? Aia. Una serie di crocifissi accanto alla porta. Oh Signore, i cui occhi bruciano la mia carne impura. Abbi pietà della mia anima perduta, e il tuo messaggero di morte, colui che bussa alla mia porta. Non c'è forse più un granello di sabbia nella clessidra del mio tempo? Padre Ernest. Ernest? Oh, sono passati troppi anni dall'ultima volta in cui ho sentito pronunciare quel nome. Da ora io capisco tutto. Padre, sono qui per cercare di ricordare. Dovete aiutarmi, vi supplico. Suppliche, preghiere, petizioni, richieste, tormenti, esenzioni. I tempi lontani non portano che sfortune e dolori. Padre Ernest, io ero uno dei vostri studenti. Uno dei miei studenti, dici? L'unico nostro insegnante è il Signore. Noi tutti dobbiamo seguire i suoi precetti e i comandamenti. Avvicinati, figliolo. Vieni a pregare qui al mio fianco. I suoi occhi sono stati sfregiati da un ustione che si estende sul volto, è totalmente cieco. Malgrado il suo essere decrepito, la sua preoccupante magrezza e il suo pallore raccapricciante, riesco ancora a riconoscere i lineamenti del padre Ernest. Tuttavia sembra assente, come se la sua coscienza si trovasse altrove. Un raccapricciante Cristo crocifisso, inspiegabilmente la sua testa è stata coperta da uno scampolo di tessuto nero. L'altare improvvisato è interamente ricoperto da uno strato denso di cera. Le candele, ormai quasi consumate del tutto, faticano ad illuminare l'intera stanza.
Sì, è carino, Lady. Peccato che me lo sto giocando da solo praticamente. Prima c'erano almeno Georgina e Spop che lo seguivano, ma da un'ora che sto da solo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come fu in principio, ora e per sempre. Ora, figliolo, di fronte al Signore, qual è il simbolo della sua voce? La sua spada affilata, la penna della saggezza o il petalo delicato? La penna della saggezza? No, no, no! Sei avviluppato dal peccato! E adesso, figliolo, di fronte al Signore, qual è il suo santo cammino? La saggia virtù, l'eterno biasimo, la benedetta penitenza? La benedetta penitenza? No, 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 la tua anima vive avvolta nell'oscurità! Ed ora, figliolo, di' dinanzi al Signore il tuo nome, sei il pellegrino senza volto, il guardiano del portale o il marinaio smarrito? Pellegrino senza volto. No, 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 la salvezza del nostro Signore non giungerà per la tua anima! Ora lasciami solo, devo purificare la mia anima di fronte al Signore. Minchia, se ho fallito. Signore Dio del Paradiso, sento in me il tuo richiamo, la tua luce nei miei occhi, io li brucerò per te. Ma se non citti cosa c'è da commentare? Ma vaffanculo, Gomboni, vaffanculo! Signore Dio del Paradiso, sento in me la tua presenza, i tuoi occhi nella mia anima, io mi immolerò per te. La tua spada tra le mani, io le brucerò per te, la mia colpa nel tuo cuore, io mi immolerò per te, ok? Me la fai rifare. A parte la cecità, il suo dito è ancora perfettamente funzionante, non devo fare troppo rumore. Ha capito che devo fare. Niente. La lama di un vecchio rasoio macchiato di sangue. Ci devo fare con la lametta? Se uso il pezzo di legno come impugnatura, questo attrezzo può essere usato per tagliare. Ah, taglierino. Che cazzo devo tagliare? Sto andando. Sì, l'avevo capito, Nabbo, ma non ho capito cosa dovevo fare in quella stanza. Con lui ho finito. Questa sta ancora dormendo, le uccido nel sonno? No. Le addormento nel sonno? No. Niente. Questo si è svegliato?
Adesso mi pare che stia dormendo. Boh. Questa veramente non serve a nient'altro. Vabbè. Ho capito, da 3 ore che sta cercando di farlo rinvenire, eh. Boh, onestamente non ho idea di cosa ci dovrei fare col taglierino, non ho visto niente dove tagliare. Ma cazzo è andato Baldwin? Questa sta ancora pregando. Il pene, va bene. Altra tappezzeria, sebbene non mi ingannano, Demetrio si trova qui dietro. Passate. Ed eccolo finalmente, Geremia David, il nostro esperto di filosofia. Dove ti eri cacciato, amico mio? Ti abbiamo cercato dappertutto. Molto bene, dicevo, la nostra riunione di questa sera capita nel momento più opportuno. Devo mettervi in guardia, in quanto ritengo che qualcuno al di fuori di questo gruppo ci stia segretamente tenendo d'occhio. Di che si tratta, Anthony? Miei cari amici, si tratta del professor Glynn. Intendi dire padre Ernest? Non vi è alcun dubbio. Pertanto, miei cari colleghi, ho deciso di cambiare la sede delle nostre riunioni notturne. Avete notato il salone che si trova al di là della piccola porta nella classe? Ho ritenuto opportuno prenderne in prestito la chiave d'accesso. Come già sapete, quando le lancette degli orologi si sovrapporranno alle ore 12, troverete la porta aperta. Io sarò lì ad attendervi. Questo è quanto, cari colleghi. Videtene qui sciat. Ricordo che in questo armadio conservavo i nostri effetti personali, è vuoto adesso. Il legno della parete è completamente a marcio, se ci provassi penso che riuscirei a spaccarlo a mani nude. Però non lo vuoi fare. Ok. Ricordo che questo era il letto sul quale dormivo io, quando ero ancora solo uno studente. Nanna. Allora, praticamente lui fa visita ad un suo vecchio amico che però lo trova impiccato e gli dice che il tutto
che il motivo della sua follia, del perché è impazzito e si è impiccato, è causato dalla scuola in cui andavano da piccoli, che era un collegio. E noi siamo venuti qui nel collegio per indagare, per cercare di ricordare cosa abbiamo dimenticato, che cazzo succedeva su sto cazzo di collegio. C'era una volta, in un tiepido pomeriggio di primavera, il signor Coniglio che zompettava felice tra gli alberi del bosco. Sbirciando da oltre un cespuglio, venne attirato dal signor Lupo, dal signor Avvoltoio e dalla signora Serpe, impegnati com'erano in un'accesa discussione. Il signor Coniglio, incuriosito, domandò: «Miei cari amici, per quale ragione litigate arrabbiati in questo gioioso pomeriggio primaverile?» Il signor Lupo rispose educatamente: «Si stanno decidendo chi sarà dei presenti a gustarsi il piacere di divorarvi in un sol boccone, signor Coniglio.» Allora, sicuramente il coniglio è Est, il lupo è Sasuke, che è sempre il lupo Sasuke. A quel punto il signor Coniglio, davvero impaurito, disse: «Ma non voglio essere mangiato, signori, io voglio vivere.» Quelle parole la signora Serpe rispose ammiccando: «È impossibile che ci avvenga, signor Coniglio, giacché noi tutti, sia voi che noi, prima o poi siamo destinati a morire, non credete?» La serpe sono io perché sono serpente liquido. E l'avvoltoio è Lady. Per nessun motivo apparente, è semplicemente Lady. La signora Serpe dice il vero, dovremmo attenerci alla questione però. Come potete vedere anche voi, il tempo passa e tra noi non v'è ancora un accordo. Vorreste forse aiutarci a trovare un verdetto, signor Coniglio? Chi pensate che dei presenti meriti il piacere di mangiarvi davvero? Dopo un'attenta riflessione, al signor Coniglio venne un'idea, udite attentamente, si organizza una competizione come soluzione al dilemma. Chi di voi raggiungerà per primo la spianata oltre la selva potrà divorarmi in un boccone. Non v'è dubbio che il signor Lupo sia il più abile corridore, ma il signor Avvoltoio può evitare ogni ostacolo volando nel cielo. E signora Serpe conosce ogni scorciatoio di questa foresta. Perciò, cari signori, ritengo la sfida sia equilibrata. Che ne pensate? I tre predatori convennero sull'equità della competizione, perciò presero parte alla gara sparendo ciascuno da una parte diversa dal bosco. C'è gente che mi sta guardando dalle finestre, intanto. Il signor Coniglio, felice di averli ingannati, iniziò a correre dalla parte opposta alla spianata, con tutte le sue forze. I tre predatori, nella smania di dimostrare il valore delle loro abilità, non si erano accorti dell'abile tranello. Abile. Sono loro che sono coglioni. Quando il signor Coniglio fu finalmente in salvo, lontano dalle tre bestie, si rallegrò orgoglioso della sua astuzia. Ad un tratto però s'udì un forte scoppio, la terra tremò, gli uccelli fuggirono in preda alla paura, e tutto divenne buio. Io me ne vado. Un amore impossibile. C'è qualcosa che ho tenuto nascosto in cuor mio per molto tempo. Moltissimo tempo. Ed è che io ti amo e ti ho sempre amata. Sin dal primo istante in cui ti ho vista, dall'istante in cui ho percepito il tuo gelido tocco. Ogni qualvolta mi trovo lontano da te, mi mancano i tuoi occhi di defunta, vitrei e spenti. Mi mancano i tuoi capelli scompigliati, la tua pelle grigiastra, il tuo fetore, ma è schifo? Ma il nostro amore no, non può esistere, ahimè. È un amore impossibile. Fine.
No, di nuovo, per quanto tempo ho dormito qui. E la visione che cos'era? Un incubo, non c'è dubbio, ma c'era un posto, un luogo da qualche parte nei miei ricordi. Non finisce più sto episodio comunque. Boh, era tipo un teatro quello. E io entro e leggo del seno tuo Gesù, ma cazzo. Che devo fare ancora? Ma basta, è morto! De cazzo, ma non si arrende quella donna! È da un'ora che cerca di rianimarlo. Non capisco. Abbiamo dei pazienti? No, sta dormendo ancora. Boh. Torno dal vecchio? Mi manda via. No, non ho veramente idea. Non è cambiato niente, è tutto uguale a prima. Ah boh. E uccidila, cazzo, niente.
Nella mia visione inquietante qualcosa mi conduceva proprio in questo punto. What? È la botola che ho visto nel mio incubo. Sento un terribile puzzo di morto proveniente da sotto la botola. C'è qualcosa qui sotto. L'avete visto? Siete riusciti a vederlo? Era qui, proprio di fronte a me. Urlava, gridava. Il suo corpo straziante trema e si contorce. C'è un solo modo per mettere fine alle sue sofferenze. Riposa in pace. Il corpo in putrefazione di una giovane donna sembra quasi che sia stata divorata da una bestia feroce. Le parti della stanza sono coperte di schizzi di sangue ormai essiccato. Le portantine, le lettighe adoperate per il trasporto dei cadaveri seminterrato. Chi è l'artefice di tutto questo? Devono essere trascorsi molti giorni dal momento del decesso, eppure il terrore è ancora impresso sul suo volto. Puntuale come sempre, David. Ora non resta altro che presentarti il nostro ospite. Dovete venire dentro, professore. Padre Ernest. Non temere, amico mio, ho invitato io il professor Glynn qui con noi. Condivido identicamente la nostra curiosità e nessuno completa il nostro gruppo meglio di uno dei più rinomati e famosi teologi dell'istituto, non credi? Inoltre, al nostro gruppo non dovremmo essere prevenuti nei confronti di coloro i quali mostrano il desiderio genuino di esplorare che cosa ci sia al di là del velo. Il momento tanto atteso è giunto, amici miei, accomodatevi, prendete posto finché i preparativi del nostro rituale possano avere inizio. Presto apriremo la porta e potremo vedere che cosa risiede oltre la soglia. Chiudete i vostri occhi, ora sentirete soltanto una piccola puntura mentre inietterò in ciascuno di voi questo siero. Ma che cazzo succede? Anche dopo tutti questi lunghi anni non ho dimenticato il timbro della tua voce. Sei tu il quarto testimone. Io ricordo, ora ricordo che cosa accadde, che cosa vedemmo quel giorno. L'occhio dell'uccello, malum in sé. Che cosa ci è successo? Di quale vanto siamo testimoni? Dovete dirmelo, dovete aiutarmi a comprendere quello che non riesco più a ritrovare scandagliando i miei ricordi. Fu la nostra curiosità ad annarci, aprimmo ciò che non sarebbe mai dovuto essere aperto, squarciammo il velo che separa il nostro mondo dal suo. Nella ricerca per la visione fummo noi ad essere scrutati dal suo occhio. Si ricorda di noi, ci sta cercando, ci reclama dal suo oscuro nido, dalla sua abominevole tana. In tutti questi anni ho tentato di farvi ritorno, ma sono invecchiato e mi mancano le forze. Queste povere, miserabili creature sono troppo fragili, a loro manca la visione per poter fare ritorno. Nessuno di loro è tornato indietro, solamente noi, i quattro testimoni. Chi sono gli altri due e dove si trovano ora? Scomparsi, come spariste voi prima di loro. Non ebbi più notizia di nessuno di voi, ma la curiosità prese il controllo della mia volontà, fece vacillare la mia fede e mi privò del buon senso. Oh Signore, perdoni i miei peccati. Non resta più nulla, non ci resta che arrenderci a Lui, il nostro. È un peccato insopportabile, non c'è soluzione per noi se non la condanna a bruciare, bruciare tra le fiamme. Minchia. Malum. In. Se. Aia! Bastardo Baldwin. Bara che si chiude, no!
inchiodare. Mi stanno sotterrando! Azz. L'avventura continua. Azz. Quanti erano gli episodi? 4, quindi il penultimo, il prossimo. I quattro testimoni. Ok, basta così. Vedremo di continuarlo in futuro. Va bene, ci vediamo stasera per la live serale. Ciao a tutti.